Bene, ragazzi, a tutti del Comendone Breziano, siamo a Spa, ragazzi, doppietta Ferrari scatenate questo parte di stagione. Noi settimi, non malissimo, però è chiaro che se vogliamo terzo posto, dobbiamo recuperare. Ok, last minute change, none, ciao. Vai, raga. Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck. And more importantly, have fun out there. Good luck, good luck. Devo buttarmi. Very godo, signori, very godo. Irvine secondo. chiaramente Fioi sarà dura tenere dietro le Ferrari, però io ci provo. Fantastic, perfect start to the year, well done. Well done, Irvine è già qua, Irvi è già qua, Irvi è già qua, Irvi è già qua. Sono Edi Irvine. Ok, perfetto. Ho tenuto molto la prima posizione. Anzi, Irvine qua vuole vincere il mondiale. Irvine pretende il mondiale, Eddie. Sarebbe una beffa per Sciumi. Non è proprio che Frenze non... Cioè, Frenze in Cuba non sta andando male. Non è scontata la sconfitta. Mica quella parte non sbagliare e fare punti. Che voglio il terzo posto, voglio la scuderia forte, voglio il contratto big, voglio il big contract. Sono Eddie Irvine, anch'io amo camminare in una Valle Verde Family. E che il primo giro se ne sta andando. Cazzo, forse non avevo tento. Uff, vabbè. Ma avrei scelto anche di colpire il buon Eddie. Ma cosa fa? Madonna, Eddie. Lentissimo alla prima curva. McLaren comunque in grossa difficoltà. Ragazzi, campione del mondo Coulthard, disastrosa questa stagione. Il problema è che Zanardi è molto vicino, Alex. Io vorrei blindare la seconda posizione almeno. Se Irvine vince questa, il mondiale, non dico che è suo al 100%, però può essere un colpo duro per Mika Häkkinen. Ma il Kuma vuole la vittoria, si vede, il Kuma non si accontenta della second place. Mamma mia, come sta girando Veneziano, signore. Dai, Kumendo, dai. Non siamo un buon passo, non incredibile, ma abbiamo un buon passo. Il problema è che non riusciamo a distanziare Alex Zanardi. E questo può essere un fattore negativo. Dai, che poi dobbiamo spingere questa Jordan Mugen. Ci saranno risultati migliori rispetto alla Williams Macaron. Fastest di Eddie, fastest del piccolo Eddie. The better it is, the pace is excellent, the pace is good. Mamma mia, ragazzi, che Irvine, signori. Irvine vuole il titolo iridato, ragazzi, eh. Lo pretende. Comunque, gare tranquille. Questa stagione finora non tantissimi colpi di scena. Qualcuno sì, ma chiaramente quello di Schumacher è il più
più grande. No, no. Però non stiamo perdendo troppo da Irvine, questo è importante. La prossima è Monza, poi si va a Monza. No, qua non dovevo frenare, che pippa che sono. Sono Eddie Irvine, anch'io amo camminare in una Valle Verde. Irvine se ne sta andando adesso, però noi stiamo prendendo terreno su Zanardi. Vado lungo, 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 ti prego, no. Mamma mia, meno male che ho rotto il drive-thru, meno male. Devo frenare prima però, ragazzi, perché non fa bene alla macchina subire queste cose. Poi il drive-thru è dietro l'angolo e qua rischio un drive-thru di 2 secondi. The better it is. The pace is excellent. The pace is good. Let's keep doing this. Molto bene. 1,5 da Alex. Comunque Eddie lo vedo ancora. Finché vediamo Eddie, perché stiamo girando bene. Ci vorrebbe l'errore di Eddie. No? C'è l'errore mio? Uff, mamma mia, ha salvato. Mamma mia, ha salvato. Cordoli, madonna, è troppo fondamentale questo secondo posto. Abbiamo una grossa mano per arrivare almeno terzo, che vuol dire macchina sublime, contratto d'oro. Ah, qua ho frenato, ho lasciato un attimo l'acceleratore sbagliato qua. Sono yellow flag, yellow flag. Yellow flag, finalmente faccio molto bene la chicane. Ok. Lui salo, però attenzione. Sta arrivando mica Salo. Ah beh, se vedo che mi sta per superare lo lascio passare, eh. Non rischio. Non voglio rischiare niente, signori. Guardate se parlo poco, ma sono anche molto concentrato perché mi gioco il mondiale qua, eh. Cioè, quantomeno il mio obiettivo, ecco, più che il mondiale, perché Irvine ormai sembra proiettato al titolo irridato. Yellow flag, yellow flag. La classica yellow flag. Questo è un ritiro però. Ormai se ne sta un po' andando, purtroppo. Non si capisce, sì, sembra un ritiro, ma devono ancora ritogliere la macchina.
macchina sembra ancora ferma. Ralf Schumacher ai box. Guarda qua, la macchina è ferma, ma sono pazzi, devono toglierla. Ma si rischia un incidente mostruoso. Fuori Luca Badoer. Fuori Lucchetta Badoer. Ma sta arrivando mica sale, manca un giro e mezzo. Ho guadagnato molto su Eddy, 3 secondi in un giro. Forse ha problemi Eddy? Ragazzi, forse ha problemi Eddy, calma. Forse ha problemi Eddy. Ha problemi Eddy, signori. Ha problemi Irvine, ha problemi Irvine. Problemi, problemi, problemi. Oh no, non sto capendo. No, sembra di aver recuperato Eddy. Ha problemi sulle curve, Irvine. Ha problemi in curva, Eddy. Mamma, mi sto giocando la vittoria, Fiori. Certo, sto massacrando mica Salo. Inizia l'ultimo giro, Beppe. Inizia l'ultimo giro. Con un Irvine che è in grossissima difficoltà, Eddy. Grossa difficoltà per Eddy Irvine. Però sembra tenere. Now we've got a shot at some point. Sembra tenere Eddy. Concentration massimale. Attenzione! E superiamo Eddy, incredibile. Superiamo Eddy, incredibile. Eddy aveva grossi problemi. Forse problemi al cambio. Ragazzi, stiamo facendo un'impresa incredibile, ma stiamo zitti. Calma. 1-3 di vantaggio, la gara è praticamente finita, calma. Questa può essere una vittoria pesantissima per il mondiale, un macigno atrocissimo. Difficoltà finali per Eddy, eh. Difficoltà finali per Eddy. Difficoltà incredibile per Eddy. E noi ci pigliamo la gara, vinciamo a Spa. Altra vittoria del Kube. Altra vittoria del Kube Frenzen. Yes! Oh yes! Raga, purtroppo a Monza qualificazioni disastrose. Torna Coulthard, ragazzi. Campione del mondo in carica, secondo. Demon il quinto, noi quindicesimi. Facciamo molta, molta fatica sulle gare veloci. Hocken in vittoria, qua. Quindicesimi, quindi in quel quadra non cosa. Vai, raga. Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck. And more importantly, have fun out there. Dai, devo recuperare, cavolo. Devo recuperare tanto. Attenzione. Attenzione, ma qualcuno ha colpito qualcun altro. Putiferio, putiferio. Mamma mia. Autoscontri. Fantastic, perfect start to the year, well done. Mamma mia, è successo il finimondo.
Sono Irvine, attenzione Eddie, un coglione anche Eddie però, mamma mia. Si è buttato troppo, troppo impazzito Eddie Irvine, fuori Wurz, fuori Alexander Wurz intanto. Fuori Alexander Wurz, Akira in quinto, noi sesti, incredibile. È successo il finimondo la partenza. Qualcuno ha centrato Wurz che ha centrato me che ho centrato qualcuno. Poi Irvine è andato troppo veloce. Se sono coglioni, sono coglioni. Fuori Pedro, Paolo, Denis. Takagi settimo, ragazzi. David Coulthard è in settima... Fastest Lap, scusate. Attenzione, yellow flag, stanno spostando la vettura di Alexander. Meravigliosi commissari, una delle cose più belle. Grandi commissari. Saranno 8 giri di passione. Anche un punto può andar bene. Vediamo se Salo riuscirà a vincere una gara prima di tornare nell'oblio. Sono proprio curioso, guarda. Mamma mia, no! Che rischio, che rischio. E Akinen sta volando, però. Penso che se tutto va bene arriviamo sesti oggi. Certo, avrei visto l'errore di Eddie Irvine, me lo godo. Mondiale incredibile, comunque. Ancora fastest di David Coulthard. Grande Coulthard. Coulthard vuole fare veramente un acuto campione del mondo disastroso quest'anno, veramente. Mamma mia. Qua. Ma ancora problemi. Scusate un attimo. Eccomi qua, raga, scusate, ho risistemato. Il traction control che era andato. Perso la posizione, devo recuperarla su Zanardi. Sarebbe troppo importante il punto, porca miseria. Recuperare un punto su Eddie. Devo riprendermi assolutamente la posizione. L'ho persa non per colpa mia. Che palle, gioca con la tastiera in tutti i modi, sto provando, non mi si configura e lo sterzo. C'è lo sterzo, pende tutto verso destra. Ho provato 1000 joystick, se qualcuno può aiutarmi. Ecco. Cioè, impressionante, raga, impressionante. Non riesco, cioè, tutto va bene, ma lo sterzo andando verso destra è impossibile da guidare. Va di poco, non di tantissimo, però quel che basta per mandare la macchina a fanculo, detta proprio in francese. Devo riprendermi la posizione, però dai. Che ladrata, che ladrata. Col joystick farei strage, cazzo. Ero tranquillamente sesto, no. Sta spingendo il cume. Rivuole la position. Dai, non posso però avere difficoltà su Zanardi, dai cacchio. Sarebbe troppo importante recuperare anche un punticino su Irvine per un sogno con la Jordan. Akinen in quinto, io ero sesto, zio Kent, zio Clark Kent,
Devo prenderlo, Zanardi, devo prenderlo. Ma qualcuno, ma non si ritira nessuno davanti, ma porca miseria. Comunque se vado nella squadra forte cambierò la durata, ve lo dico già, che voglio avere più colpi di scena. Adesso sono troppo pochi giri. Costo di far durare le gare di più. Ma voglio i scena colpi. Uff. Uno e uno. Dopo la grande vittoria di Spaci, credo, cazzo. Credo nel mondiale. Ma devo prendermi sto punto. Lo devo prendere con le unghie e con i denti. Questo mondiale si gioca punto a punto. Takagi ottavo me lo godo comunque. Dato anche a punti Tora, eh. Perché siamo un diesel che andiamo miglioriamo giro dopo giro, dai. Tanto Coulthard si sta portando a casa il mondiale, cioè la gara. Dopo veramente una stagione dalle mille delusioni. Irvine 17esimo, ma è un errore suo. Io non c'entro. Io non mi prendo colpe. Occio. No, drive-thru. Drive-thru. Da. Ma che merda è. Vabbè, basta. Oh. Vai. Qua perdo un punto che può essere pesante, raga. Ho scelto io di fare il drive-thru così su pochi giri, non posso andare ai box. È un drive-thru di perdita di tempo, diciamo. Ma io voglio ritiri davanti. Potevo recuperare un punto su Irvine, l'ho perso perché sono un pippone che ho schiacciato del traction control e senza traction control non vado da nessuna parte. Niente, ormai non lo ripiglio più. Chew laps. Mamma mia, l'ho anche rischiata. Solo Häkkinen recupera qualcosa oggi. Due punticini recupera mica. Ancora. È nervoso il Kume, come Frenz è nervoso. Vorrebbe un ritiro davanti che non arriva. Le Takagi scatenato Tora. Mamma mia Tora. Signori che Tora. Tora Takagi show. Vabbè, andiamo all'ultimo giro. Da settimi. Comunque non gran passo, perché alla fine Zanardi non lo stavo prendendo, quindi non una grande Jordan oggi. Ok, last lap, you're starting your last lap. Last lap, using RFA. Madonna, quanti errori. Cerchiamo di rimanere settimi, che non si sa mai, ma lo ritiro alla fine. Gara molto balorda. Now we've got a shot at some point. Yellow flag ma dietro di noi purtroppo.
Mondiale ancora tutto da decidere. E mancano poche gare. E vince David Coulthard su McLaren Mercedes. Grande Coulthard che torna alla vittoria. Il campione del mondo in carica nella stagione, nelle stagioni Q mondiale, anno 1. 98, David Coulthard. Settimo posto che fa male. Va bene. Ok. Raga, andiamo a vedere la classifica che ho inserito anche veneziano, perché è giusto che sia così. Irvine 65, Häkkinen 58, Frentzen, veneziano 57. Mamma mia, tre piloti, perché veneziano e Frentzen sono un pilota unico, chiaramente. Tre piloti in pochissimi punti, cioè stagione mostruosa. Stiamo blindando il terzo posto, anche se Coulthard si è avvicinato con questa vittoria. Costruttori Ferrari 106, McLaren 96, 68, stiamo consolidando la terza piazza. Irvine, veneziano e Frenza hanno 4 vittorie per quest'anno, Häkkinen 2, Coulthard 2, Schumi 1, Ferrari 5, McLaren 3, Jordan Mugen 2. Nelle pole dominio Ferrari 6, Schumi 3, Irvine 2, Häkkinen 2, Salo 11, Ferrari 2, McLaren. Per il momento il bilancio è 13 gare, 4 vittorie e 6 podi, 3 ritiri e ancora 0 pole position. Raga, un saluto dal commento del veneziano, ciao!